Noi la Terragnolo, in rappresentante dei lavoratori Whirlpool Trento, uno stabilimento che secondo l'azienda è a rischio chiusura. Siete in tantissimi oggi qui a Gavirate e raggiungerete la sede centrale di Whirlpool a Comerio. Sì, infatti abbiamo organizzato questa manifestazione con i lavoratori del sito di Spini di Trento per venire a protestare al quartier generale della Whirlpool contro la loro decisione di chiudere lo stabilimento e trasferire la produzione parte in Polonia e parte qui a Cassinetta, lasciandoci insomma in questo momento senza prospettive. Avete anche ricevuto immediatamente la solidarietà dei lavoratori di Comerio e Cassinetta che sono accanto a voi e oggi occuperanno la strada che porta a Comerio assieme a voi. Esatto, c'è la solidarietà di tutto il coordinamento Whirlpool, dovrebbero esserci anche le delegazioni degli stabilimenti di Siena e di Napoli. Una cosa che fa molto piacere da parte dei colleghi delle altre sedi. Beh, sicuramente è importante, ok? Perché noi sappiamo che c'è un problema generale Whirlpool Europa ed è per questo che l'azienda dice insomma di voler prendere dei provvedimenti radicali che in questo momento stanno intervenendo sulla produzione di frigoriferi, su una parte del freddo, e in prospettiva però non sappiamo se questo nuovo piano industriale coinvolgerà altri settori come il lavaggio o come i freezer che sono adesso prodotti a Siena, che è importante avere alle spalle tutti gli stabilimenti in questo momento.